oggi vi faccio vedere come ho organizzato fino adesso la cabina del mare. Allora, la cabina è questa qui e vi dico come l'ho organizzata. Allora, questa è una borsa dell'IKEA che poi la uso per metterci tutta la roba quando la svuoto e la porto via. Qua c'è un asciugamano che ci ha messo mia mamma e dentro ci sono le maschere, scusate, ci sono le maschere e i boccagli che servono per andare a vedere i pesciolini, eccoli qua, e all'occorrenza le tiro fuori e richiudo tutto, così sono protette. C'è un asciugamano della mamma. Qua ci sono altri due asciugamani che lascia la mamma, perché io me lo porto avanti e indietro, uno pulito tutti i giorni. Poi qui ho messo due di quegli appendini da attaccare ai cosi lì, e qua così. Allora, qui c'è un collo della Decathlon che, se ci fosse vento all'occorrenza, lo prendo e me lo infilo. E c'era anche la maglietta per il vento, è solo che l'ho portata a lavare. Qua ci sono delle pistoline d'acqua, non fateci caso, delle pistoline d'acqua che abbiamo giocato con Marco e altri ragazzi a Ferragosto. Qui c'è una bottiglietta d'acqua, qui ci sono quelle mollette per quando c'è tanto vento per bloccare i teli, qui c'è un portafoglio che ci mettevo dentro i gettoni per la doccia. Ma adesso non ce n'ho più. Qui un'altra mollettona e qui c'è praticamente il cuscino. Qui un'altra bottiglietta d'acqua in questa bustina che mantiene un po' il fresco. Poi da questa parte ci sono gli stick per le meduse, punture di insetti e cose del genere, lì ce n'è un altro, e questo è un posacenere che comunque non usiamo, da spiaggia, e ce l'avevano regalato lo stabilimento. Poi qui ci sono gli occhialini per il sole, che sono sempre rimasti nelle cose delle cabine, però in realtà li usavamo quando andavamo in vacanza, li avevamo presi, ma poi io non li uso più assolutamente, comunque sono lì, non li butto via. Qua è un'acqua termale della Veng al 30 per Marco, ma tanto non se ne dà mai. Io ho la mia Nivea e qui c'è quella dei bambini che abbiamo preso in Grecia, mi sembra, per andare in Grecia al 50 più. E questa addirittura non lo so, questa invece è una crema normale Nivea. Qui c'è la mia ranocchietta simpatica, che ormai non ce la fa più, con altre due mollettone da teli. Qui c'è la mia borsetta che porto giù in spiaggia con una mini size di crema che riempio ogni volta, e lo stick alta protezione 50 più per le labbra e il contorno naso. Qui ci sono le cuffie per andare in piscina, che le ho messe ad asciugare. Poi qui ci sono 5 euro all'occorrenza se servissero. Questa è una busta vuota che non c'è niente, deodorante, pinzettina che ogni tanto me la vengono a chiedere se un bimbo prende la scheggia di un riccio o di un legno, e quindi la tengo sempre lì all'occorrenza, una lametta che non guasta mai, l'apribottiglie per aprire le birre, le lattine, le cose varie, e zucchero e un mini size di campioncino, e basta. Qui c'è lo specchietto e io ci sono io, ciao! Qui c'è il nostro tavolino per mangiare giù dall'ombrellone, e questo qui che ancoriamo nella sabbia per metterci telefono e bottiglietta di birra. E lì in fondo ci sono le ciabatte. Allora, quelle sono di mamma, quelle sono le mie, quelle sono di Marco. E lì c'è la pochettina chiusa che era appesa alla porta, ora vi farò vedere, ma mi si è rotto il cordoncino, dove ci sono altre ciabatte per occorrenza. E qui appunto è vuoto, e l'avevo agganciato qui quello delle ciabatte, ma mi è crollato, e siccome tanto ora tra un po' la devo svuotare, questa è la cabina, quindi come l'ho organizzata quest'anno, perché tra un po' la devo appunto svuotare. Ecco qui, quindi questo è tutto, dalla cabina è tutto, ora vi rifaccio vedere il mare, vi rifaccio vedere Marchetto e Rocchetto, e ci vediamo al prossimo video! Però quello cosa ci fai al mare? Perché è brutto, ti ci ha portato la mamma perché c'è nuvolo? Sbadigli?
Cosa ci fai al mare? Cosa ci fai al mare? Eh? Cosa ci fai lì seduto sulla panca?